Buongiorno, oggi parliamo di tre concorsi le cui prove preselettive sono ormai state sostenute diversi mesi fa, prima dell'emergenza Covid. Ne parliamo perché vorrei raccontarvi che cosa succede adesso dopo il decreto legge che ha un attimo riaperto il capitolo dei concorsi pubblici. Parliamo di tre concorsi, uno è quello del Ministero della Cultura per 1052 posti di addetti alla fruizione, all'accoglienza e alla vigilanza, per cui sono stati selezionati 8088 candidati. Abbiamo poi il concorso per i funzionari del Ministero della Giustizia, sono 2329 posizioni e qui abbiamo 7534 candidati. E abbiamo per ultimo il Ministero dell'Ambiente, o come si chiama oggi Ministero della Transizione Ecologica, per 251 posti da funzionario, per un totale di 2676 candidati. Che cosa succede a questi tre concorsi? Innanzitutto volevo confermare che tutti coloro che sono stati selezionati a suo tempo sosterranno la prova scritta. Quindi non c'è nessun cambiamento da questo punto di vista. Ci sono invece dei cambiamenti sulla modalità in cui la prova scritta verrà sostenuta. Tre fondamentalmente. Il primo che avverrà in una modalità digitale, quindi niente carta, niente penna, avremo un tablet, un computer, un qualcosa di digitale dove rispondere alle domande a risposta multipla, però direttamente sul supporto, in modo che poi il software faccia il suo lavoro, ovvero i calcoli e prepari la graduatoria. Il secondo cambiamento è che probabilmente non verrà fatto in un unico posto, ma ci saranno diverse sedi di esame distribuite sul territorio nazionale. Questo per agevolare i candidati ed evitargli degli spostamenti lunghi in un periodo in cui lo spostamento è di per sé un elemento di rischio. E il terzo elemento è tutto quanto riguarda il protocollo Covid. Ci saranno delle specifiche misure per far sì che il concorso possa essere sostenuto in piena sicurezza. Quando potranno esserci queste prove scritte? Spero il più presto possibile. Sapete che il decreto ha riaperto la possibilità di fare i concorsi a partire dal mese di maggio. Noi in questi giorni stiamo lavorando con i tre ministeri per ridefinire l'accordo che a suo tempo sostenemmo che a questo punto è stato superato da tutto quello che è successo in questi mesi. Spero veramente che nell'arco di qualche settimana riusciremo a comunicarvi la data in cui questa prova scritta verrà sostenuta. Grazie e buona giornata.